Qua. Eccoci, come state? Presidente, come state? Buongiorno a tutti, come state? Non a Bruxelles? Sì, poi veniamo anche a Bruxelles. Come fate il treno? Per cosa prendete il treno? Siete mica in diretta? Siamo in diretta. Ah, allora va bene, allora aspettiamo di chiedervi. Presidente, com'è andata? Adesso vediamo, mi pare. Buona iniziativa. L'obiettivo era quello di riunire i responsabili istituzionali che appartengono al Partito Socialista per preparare, come già facemmo, se ricordate, direi un paio di mesetti fa, forse un mese fa. E mi pare che la discussione sia stata positiva, buona. C'è un momento di grande preoccupazione sulla situazione internazionale che naturalmente riguarda innanzitutto la vicenda ucraina-russa. Per noi, dopo quello che è accaduto in questo agosto, particolare attenzione naturalmente va data alla Libia e alla questione Siria-Iraq, oltre che al Medio Oriente. Ho fatto una lunga discussione sulle questioni economiche e devo dire che c'è una grande attenzione sui temi della crescita, forse in particolar modo i colleghi vostri che stanno qui in Francia hanno notato come il Presidente François Hollande abbia più volte evidenziato la necessità di un appuntamento ad hoc che ieri in un colloquio con Frattempoi abbiamo rilanciato e che oggi tutto il Partito Socialista Europeo ha condiviso, si terrà presumibilmente all'inizio di ottobre in Italia e poi si è discusso di nomine sia sulla questione dell'alto rappresentante, su cui mi pare che ci sia un consenso direi unanime del PSE su Federica Mogherini, che sulla questione del Presidente del Consiglio, che invece avrà bisogno di una discussione all'interno oggi. Ma voi avete un vostro candidato? Il posto del commissario agli affari economici, ovviamente la Francia ha un candidato forte che è Moscovici, ma nella famiglia socialista c'è anche la candidatura di Dijsselbloem. L'Italia ha delle preferenze riguardo? Io credo che la questione della candidatura sul posto di commissario europeo debba essere, nel caso del commissario agli affari economici, molto rispettosa dei desideri del Presidente Juncker, nel senso che mentre sulla vicenda dell'alto rappresentante c'è la necessità di un voto del Consiglio, nel caso della formazione dei portafogli decide il Presidente della Commissione e, come tutti voi sapete, per quello che ci riguarda è molto importante ciò che ha detto Juncker sia al gruppo del PSE sia in Parlamento, che sarà cioè un membro del PSE. Poi personalmente tutti voi conoscete la stima profonda che io ho nei confronti di Pierre Moscovici, ma non tiriamo per la giacchetta Juncker, lasciamo che sia lui a decidere. Se lei mi chiede un'opinione su Moscovici, non posso che dirle che è un'opinione ottima. Ma sul Presidente del Consiglio invece i socialisti hanno espresso adesso una preferenza per avere un loro rappresentante come Presidente del Consiglio? Si è detto l'altra volta che non avremmo fatto il nome di parte nel Presidente del Consiglio. Ricorderete in quel vertice del 16 luglio che fu anche un po' discusso per le modalità, si decise di affermare il principio che l'alto rappresentante, nonché primo vicepresidente, doveva essere appartenente ai socialisti perché il presidente era appartenente ai popolari, mentre nel caso della presidenza del Consiglio si sarebbe scelto il candidato maggiormente in grado di creare consenso dopo una discussione che faremo oggi pomeriggio. Sicuramente nel PSE ci sono personalità in grado di rivestire questo ruolo, ma si è scelto di non formalizzare alcuna candidatura partendo dal presupposto che naturalmente
sarebbe, diciamo, molte delle personalità, in particolar modo qualcuna delle personalità di cui si è parlato, potrebbero svolgere molto bene il ruolo, e credo che lo vedremo nel corso delle prossime ore. Per me è molto importante affermare il concetto che siamo a un passaggio chiave, un passaggio difficile. Io non sto facendo una battaglia per l'Italia, stiamo cercando di dire che l'Europa deve cambiare la propria politica economica, essere maggiormente incentrata sulla crescita, rispettando però le regole. Questo è un passaggio molto importante. L'Italia rispetta le regole a partire dalla regola del 3% e contemporaneamente chiede di dedicare più attenzione alla crescita. Quindi con forza i socialisti porranno a Bruxelles il problema di meno austerità, meno rigidità e più crescita. Noi lo abbiamo fatto fin dall'inizio di questa discussione dopo le elezioni. Se ci pensate, la scelta di Juncker di annunciare 300 miliardi di investimenti è esattamente una risposta a questo. Cioè, quando Juncker ha espresso un proprio piano da 300 miliardi di euro di investimenti, lo ha fatto sulla base della pressione che era arrivata da tutti i partiti socialisti europei, non soltanto dal PSI a dire il vero. E comunque il PD, lo ricordiamo, è stato il partito che è stato il più votato in Europa come numero di voti, e ha fatto questa valutazione di dire: noi vogliamo dedicarci alla crescita e non soltanto alla stabilità. Questo non significa mettere in discussione le regole, lo sottolineo per la 18ª volta, noi rispettiamo tutte le regole, ma rispettare le regole non significa non prendere atto che c'è bisogno di più investimenti sulla scuola, sulle infrastrutture tecnologiche, sulle nuove fonti di energia. Ecco, su questi temi la possibilità di liberare degli investimenti è fondamentale, è cruciale. Il PSE lo sta dicendo con chiarezza, Juncker lo ha detto con chiarezza, non so se sarà oggi il luogo nel quale discutere, ma sicuramente il vertice di ottobre in Italia su questi temi, sulla crescita, durante il semestre italiano, potrebbe essere un'occasione molto positiva, anche recuperando ciò che il presidente Hollande ha detto in questi giorni. Vista grazie, la congiuntura economica, solo sulla flessibilità, se possiamo chiederle se la famiglia socialista europea c'è consenso. Tutti siamo d'accordo sul principio, la flessibilità dentro le regole che già ci sono. Quindi non si tratta di inventarsi regole nuove, ma di provare a usare meglio quelle che già ci sono. Just a quick question in English. Français. My English is terrible, but if you prefer, siete francese o inglese? Of français. English. English then. Can you please tell us about what the meeting was exactly about and the current issues you have to deal with all together? Devo ripetere la stessa cosa. I just repeat every consideration. I think it's very important in this moment for Europe to create attention not only about the stability, it's very important that Italy and other countries respect all the rules, all the legislation, but stress the importance of growth. In this moment, the attention about growth is the most important for the economy in Europe. This is not a request of Italy. This is not Italy asks for a different strategy. This is a request for Eurozone. Because in the last period, you know, the situation of economy in Europe is very negative. So for this reason, I hope in the next weeks, in the next months, we can image a different way in face to economic strategy. And above all, I think very important the meeting we will organize in the next October in Italy, exactly about the relation between growth and stability in Europe. Grazie. 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 Grazie.